Oggi parliamo di modello 231 alla prova del Covid-19. Inevitabilmente si ritorna sempre qui, ma è un passaggio importante per quanto riguarda il modello 231 che è diventato sempre più cruciale per la gestione di un efficace sistema di compliance interna. Potete immaginarlo anche voi che magari non siete del settore, mi rivolgo a chi da casa magari non è del settore, ma negli ultimi mesi il susseguirsi di normative diversificate, questo vale un po' per tutte le realtà, ha richiesto un costante aggiornamento dei protocolli di sicurezza, mettendo a dura prova le aziende, anche sul fronte della pazienza, se vogliamo, soprattutto quelle operanti in settori con un profilo di rischio particolarmente alto. Vogliamo fare un esempio? Lo facciamo, quello dell'hotellerie, ad esempio. Nel corso della trasmissione che stiamo per iniziare, anzi che è già iniziata, proveremo a capire quali possono essere le best practice, le attività migliori per predisporre un modello 231 a prova di controlli. Lo faremo a partire da un caso virtuoso, quindi faremo un esempio concreto, quello di Familia Hotel Group. E grazie anche al contributo dei nostri ospiti che sono qui con noi e in collegamento. Con noi in studio l'avvocato Silvia Castellaro, penalista partner di Accolla Associati, grazie per essere qui con noi e per la Buongiorno, disponibilità. grazie, buongiorno a voi. E in collegamento il CEO di Familia Group, Mattia Bastoni. Mattia, ben trovato e buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io partirei proprio da lei, anche se sei giovane, insomma, essendo CEO di Familia Group, ti do del lei e lo faccio volentieri, a beneficio del nostro pubblico innanzitutto. Ricordo che Familia Hotel Group è una catena di Family Hotel and Resort specializzata in vacanze esclusive per famiglie e per bambini. Lo scorso agosto sono iniziate le operazioni per la quotazione, in borsa del gruppo. Il gruppo è quotato, quindi insomma, noi che parliamo di borsa e finanza ci fa anche in qualche modo comodo. Fatta questa premessa, io le chiedo, Mattia, di raccontarci brevemente la storia di Familia e le esigenze sorte ovviamente in fase di quotazione. Grazie per la parola, anzi vi ringrazio per avermi invitato a questo evento, ringrazio Silvia e lo studio Accolla e Associati. Famiglia è una realtà che nasce nel 2013 da un'idea, da un'esigenza. L'esigenza era quella di poter accogliere tutte le famiglie italiane offrendogli un modello di vacanza diversificato, targetizzato ed esclusivamente dedicato a tutte le loro esigenze. Nel 2013 ho iniziato assieme ai miei collaboratori questo percorso. Dal 2013 ad oggi le strutture Famiglia sono hotel e resort in Italia, in 6 regioni d'Italia, al mare e in montagna. Abbiamo un portafoglio di circa 800 camere e la nostra formula di vacanza è un'all-inclusive experience, dove tutti i servizi vengono offerti e inclusi nella vacanza. Ci siamo interessati a un'operazione di finanza straordinaria nel 2018-2019. Abbiamo iniziato un percorso assieme al nostro advisor Archios e in principal modo Deborah Setola, che è anche un membro del nostro CDA. Assieme a loro, a lei e a un team di esperti, abbiamo iniziato questo progetto. Questo progetto si è concluso l'11 agosto di quest'anno, dopo veramente un percorso difficile e sudato. Sudato perché il turismo, quest'anno, come tanti altri settori, non ha vissuto un periodo, bellissimo. Sta vivendo ancora ad oggi diciamo, periodo che noi in famiglia non abbiamo risentito di questa grossa difficoltà, ma capiamo che ci sono realtà in città, per esempio, che stanno soffrendo le prenotazioni del mercato estero. Detto questo, io sono felice di essere riuscito, assieme al gruppo di persone che ha contribuito in questo progetto, ad aver portato un'azienda così giovane come Famiglia in quotazione al mercato AIM. Ci siamo quotati con un valore di 3,13 euro, scusatemi, il valore del gruppo Famiglia è stato 3,13 euro, ci siamo quotati a 1,60 euro. Abbiamo dato al mercato un 17% di flottante. Io vi posso ripassare la parola se volete. Assolutamente, prima poi hai detto che
il mercato del turismo attraverso un periodo non bellissimo, diciamo che è un eufemismo, insomma, sappiamo che la situazione è complicata, ma assolutamente ha reso l'idea della situazione. Veniamo adesso, a noi, avvocato Castellari. Le è stato affidato un incarico in piena emergenza, Certo. sanitaria, che tra l'altro prevedeva la predisposizione di protocolli e di conseguenza la codifica di regole, di processi da attuare, insomma, in un momento di estrema liquidità normativa, no? Cioè una Sì. normativa che cambia in continuazione nel giro di un ristretto periodo di tempo e quindi di incertezza, parola che noi che raccontiamo ai mercati la ripetiamo quasi allo Certo. sfinimento. Come si imposta un lavoro da questo punto di vista per sviluppare il modello organizzativo in maniera efficiente? Diciamo che proprio in circostanze come queste, si può provare e vedere come il modello 231 debba adattarsi e soprattutto come sia assolutamente essenziale che non si tratti e non ci si fermi ad un modello statico. È assolutamente necessario adattare e in questo senso il modello deve essere strutturato e pensato alle situazioni che si vanno via via verificando. È chiaro che probabilmente una pandemia è la peggiore delle situazioni possibili, soprattutto nel mercato come quello del turismo e quello degli hotel in particolare. È chiaro, tra l'altro, dal punto di vista proprio della tempistica, ci siamo ritrovati con le prime riaperture, l'inizio della cosiddetta fase 2, a coincidere con l'apertura della stagione turistica all'inizio di giugno. Quindi la necessità di riaprire gli hotel, ovviamente Fabilia vive di turismo del periodo estivo e invernale anche, perché ci sono degli hotel in montagna, e quindi con la necessità di avere un protocollo di sicurezza adatto a ciascuno degli hotel che venivano riaperti. Come ricordava poco fa Mattia Bastoni, ci sono hotel in ogni regione, in diverse regioni italiane. Abbiamo sia il Veneto, abbiamo l'Emilia-Romagna, abbiamo le Marche, abbiamo la Puglia. Per usare un'espressione attuale, di tutti per tutti i colori, dato che adesso le regioni hanno colori diversi. Sì, Scusa. Certo. all'epoca non erano colorate, fortunatamente, anche se benché non fossero colorate, ciascuna delle regioni aveva prescrizioni differenti in ordine alle attività. D'altro canto, poi, non possiamo dimenticarci che il primo interesse, ovviamente, dell'imprenditore è anche quello di tutelare la salute dei lavoratori. Quindi, oltre a ovviamente rispettare e tutelare i clienti degli hotel, occorrevano anche gli specifici protocolli per i lavoratori. Tra l'altro, Fabilia non ha solo i cuochi, i camerieri, il personale di piano, ha proprio per come vi ha presentato Mattia Bastoni, tutta un'attività di entertainment che va dagli 0 ai 60 anni, e Ok. quindi ci sono gli animatori differenziati per gruppo di età, e quindi è stato anche necessario riguardare i protocolli, per esempio, degli asili nido piuttosto che delle scuole che in quel momento stavano riaprendo i campi estivi. E quindi abbiamo riaperto e abbiamo consentito lo svolgimento dell'attività seguendo i protocolli delle attività dei campi estivi, per esempio per quanto riguarda i bambini e i ragazzi. Insomma, è stata una sfida complicata, anche perché poi la normazione è isterica, era isterica, lo è adesso e lo era anche in quel momento. I governatori continuavano a individuare, a indicare nuovi protocolli, e quindi oggi è uscito all'ordinanza dell'Emilia-Romagna, guardiamo cosa dicono. Insomma, è stato, però, e questo Mattia lo potrà confermare, non è stata elevata alcuna sanzione per violazione protocolli Covid in tutta la stagione, quindi
È stato un bel successo. Immagino, immagino. Peraltro l'isteria normativa è molto efficace come espressione. Io prima ho detto liquidità normativa, ma credo che isteria è ancora più ficcante come espressione. Torno da lei, Mattia Bastoni, perché, come detto, il settore dell'hotelleria è stato tra i più colpiti dal punto di vista economico per quanto riguarda la pandemia, per quanto riguarda l'epidemia, e anche tra i più attenzionati, no? Lo dicevamo anche prima, in fase di ripartenza. E quindi quali erano e quali continuano ad essere le principali preoccupazioni legate all'operatività di fatto delle vostre strutture? Intanto volevo sottolineare che il lavoro, il supporto e le competenze che Silvia e lo studio Accolla ci hanno fornito in questo periodo di grosse difficoltà sanitarie ci hanno sicuramente aiutato nel poter agevolare i nostri clienti e il nostro staff. Il protocollo, come ha detto anche Silvia, è servito principalmente per dare sicurezza e cura alle persone che venivano in vacanza. Noi ci siamo veramente prodigati per far sì che anche lo staff, soprattutto loro, seguissero il protocollo e così è stato. E infatti siamo riusciti ad aprire tutti gli hotel del gruppo, quindi 800 camere sono state aperte, abbiamo dato lavoro a circa 500 persone e non abbiamo avuto neanche una contravvenzione. Quindi devo dire che il mio staff ha fatto un lavoro ottimo. Silvia e il suo staff sono stati bravi nel darci un protocollo senza riempirlo di grosse informazioni, poi alla fine le misure sono quelle che abbiamo per la mascherina a tutti i nostri collaboratori davanti ai buffet e ristoranti che abbiamo messo in plexiglass. Abbiamo un po' di... La interrompo, Mattia, perché abbiamo un piccolo problema di audio. Vediamo se siamo fortunati, se lasciamo, diciamo, proseguire qualche istante. Era un passaggio importante, diceva Avvocato Castellari e il suo staff hanno permesso di avere dei protocolli anche facili da seguire per chi poi doveva eseguirli in tempi abbastanza Certo. rapidi e per un'esigenza così importante come quella che diceva lei prima. Riapriamo non solo dopo una pandemia, ma riapriamo nel momento in cui tutte le strutture si mettono a disposizione di chi vuole viaggiare, cioè a giugno. Sì, certo. Diciamo che la facilità di applicazione dei protocolli poi è un requisito, a mio avviso, poi indispensabile, anche perché bisogna tutelare da un lato la sicurezza, dall'altro ovviamente la fattibilità e la necessità di svolgere l'attività lavorativa e di fruire la vacanza per chi compra la vacanza. È chiaro che questo non deve significare violare o fare la furbata, tanto per utilizzare un termine corrente, Alla italiana. un po' all'italiana, esatto, cercando di scavalcare o di rispettare solo formalmente i protocolli. I protocolli che noi abbiamo adottato sono soprattutto di cura e cautela sostanziale. Siamo partiti prima ancora di guardare quelli che erano i protocolli delle singole regioni o il DPCM di turno. A Abbiamo proposito di isteria guardato normativa. quelli che erano le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli hotel e da lì siamo partiti per elaborare dei protocolli che avessero un senso da un lato e dall'altro consentissero ovviamente a loro di svolgere l'attività, Perfetto, ovviamente. no, no, molto chiaro. Mattia Bastoni, torno da lei, chiedo scusa per averla interrotta, ma insomma c'era un po' di problemi sulla connessione. Vediamo se siamo riusciti a migliorarla in qualche modo e a conclusione anche del ragionamento che stava facendo, io aggiungerei anche un altro spunto, e cioè Fabilia, che stiamo dicendo essere un esempio virtuoso, data la pluralità di controlli a cui è stato sottoposta in questi mesi e anche a livello di pazienza.
pazienza, espressione che ho usato in apertura, deve essere stata insomma tosta. Quindi qualche parola anche per raccontare la vostra esperienza dal punto di vista pratico, cosa ha comportato riaprire effettivamente le strutture. Mattia. Sicuramente ci siamo concentrati al massimo quando a marzo le prime strutture ci sono state chiuse, perché hanno iniziato chiudendo gli impianti sciistici per poi chiudere le strutture. Entro il 15 di marzo ci siamo guardati tutti in faccia, abbiamo detto: cosa sta succedendo? Per questo abbiamo iniziato a creare un protocollo assieme a Silvia, ci ha aiutato molto. Il protocollo è uso interno. Io volevo fare una considerazione rivolta a tutte le famiglie che hanno continuato a credere in questa Italia, perché noi la prova vivente posso dire che potremmo essere noi, perché rispetto al settore turismo i dati sono una perdita di circa dal 50 al 60%. Noi di Fabilia siamo stati super resilienti, abbiamo aperto tutte le strutture e soprattutto le famiglie che hanno prenotato le vacanze prima dell'inizio del Covid, quindi prima di marzo, sono state tutte contattate dal nostro staff. Abbiamo creato un programma, si chiama Fabilia Web TV, dove su tutti i nostri canali social abbiamo creato un programma di intrattenimento dedicato alle famiglie, ai bambini, molto carino. Siamo stati vicino a loro. Per questo è stata una stagione, devo dire, per noi positiva, con tutti i problemi che stiamo vivendo anche oggi. Non ci sono stati casi particolari, le famiglie hanno apprezzato il nostro modello, hanno apprezzato la cura che abbiamo rivolto alla salute. Non ci siamo, diciamo, spinti troppo oltre, nel senso che la vacanza è una vacanza libera e sicura. Questo è stato il nostro modo di proporci, e ha ripagato il fatto che rispetto al 2019 non abbiamo subito nessun tipo di perdita. Siamo confidenti che le strutture invernali, quelle che abbiamo in Trentino e a Madesimo, possano riaprire. Se fosse così, noi possiamo dire che abbiamo anche nel 2020 ottenuto dei buoni risultati. Bello anche, bella l'idea di Fabilia Web TV, avete trovato un modo per non far sentire abbandonati magari i clienti, che potrebbero anche essere in qualche modo percepire una certa diffidenza verso dei controlli magari fatti in maniera asettica, in maniera, non dico alla tedesca, nel senso più, non nel senso dispregiativo, ma nel senso talmente rigorosi da sembrare quasi così minacciosi, però anzi è stato un modo per subito sentirli, diciamo, farli sentire in vacanza. Mattia, rimango da lei. Avete avvertito un po' la pressione dei controlli che inevitabilmente ci sono stati, anche forse magari più di quanto ci si poteva aspettare, per quanto fossero così sacrosanti, se vogliamo? Sicuramente quest'anno, rispetto agli altri anni, a noi ci hanno controllato tutte le strutture, è venuta l'USL, sono venuti altri organi di vigilanza, e non è successo nulla di preoccupante, se non che alcune attività che non erano svolte correttamente è stato chiesto di svolgerle correttamente, così abbiamo fatto. Però è normale ed è corretto che lo facciano, anzi ci sono realtà come la nostra che hanno, o come tante altre che hanno investito denaro, risorse, tempo per adattarsi, e ci siamo adattati bene. Quindi a noi fa piacere se ci controllano, e a parte qualche piccola rara eccezione è andato tutto bene. Questo ce lo può confermare Silvia, che ha seguito ed è stata presente tante volte quando abbiamo avuto bisogno. Sì. Conferma, avvocato. Sì, assolutamente, assolutamente. Erano spesso, anche in pieno agosto ovviamente, mi hanno avvisato che c'era la Guardia di Finanza e i Carabinieri del NAS, insomma, che svolgevano i controlli nelle varie strutture del gruppo. Beh, poi sì. Insomma, anche un ulteriore messaggio di
tranquillità per i clienti che Assolutamente. vengono ospitati, vedere che arrivano questi squadroni quasi di controlli e vanno via che tutto è Certo. a posto. Rimango da lei, avvocato, non è la prima volta che parliamo di modelli 231, più volte abbiamo ribadito l'importanza di considerare i modelli, lo ha detto proprio lei in apertura, materia viva, cioè capacità di adattamento e di essere plasmati a seconda Certo. delle situazioni, da sottoporre a controlli e se necessario anche ad adattamenti, perché è in questo modo che si supera, come abbiamo raccontato, e si garantisce il superamento dei controlli di cui appunto abbiamo parlato e ha accennato anche Mattia Bastoni, CEO di Famiglia Group. Le azioni di monitoraggio e di aggiornamento sono necessarie per garantire la tenuta del modello 231? Sì, quali sono a questo punto? Allora, assolutamente necessarie, come potete avere capito anche da questo piccolo colloquio che abbiamo avuto. Tenete conto che il modello 231 di Famiglia è assolutamente in fieri. E quindi diciamo che per me è stato doppiamente sfidante, anche perché non c'è ancora costituito l'organo che invece è deputato, che è l'organismo di vigilanza. In questo momento emergenziale, più che mai, l'organismo di vigilanza si trova ad avere un ruolo fondamentale. Non è un ruolo operativo quello dell'organismo di vigilanza, ma è sicuramente un ruolo che ha un'importanza fondamentale sia per come è stato concepito nella legge, nel decreto legislativo 231, ma sia perché deve curare e sorvegliare che il modello e i protocolli conseguenti eventuali siano idonei alla situazione attuale. Diciamo che questo forse veramente è lo scenario di stress test per i modelli 231 peggiore che si possa immaginare. È sfidante, però è anche ovviamente dal punto di vista sia professionale mio che imprenditoriale per l'imprenditore, sicuramente una grossa prova, ma Stimolante. è anche molto stimolante, certo. Immagino, immagino, e sacrosanto anche quello che ha appena detto, cioè una situazione del genere effettivamente possiamo ragionevolmente considerarla come il top di situazione Sì. da affrontare a livello di stress test per Sì. un modello 231 che deve adattarsi, poi c'è una situazione in cui si può adattare agevolmente e invece dove serve, dove diventa veramente una sfida, come ha ripetuto più volte durante questa chiacchierata. Mattia Bastoni, CEO di Famiglia Group, io direi che non resta che farle un in bocca al lupo, ovviamente i complimenti per quello che di fatto è un esempio virtuoso su questo genere di situazione e la speranza è che ovviamente, prima abbiamo accennato ai colori delle regioni, speriamo di diventare il prima possibile tutti di un color solo in modo tale che non solo una realtà come Famiglia Group, ma l'intera hotellerie possa tornare a mettersi a disposizione degli italiani che hanno oggettivamente bisogno, mai come in questo periodo, di staccare la spina, magari anche col vostro aiuto. Assolutamente sì, è corretto e ci tengo a dirlo, noi abbiamo una nazione, una delle più belle del mondo, ci sono posti meravigliosi al mare, in montagna, in città, abbiamo tutto in Italia, quindi cerchiamo di muoverci in Italia e di spendere in Italia, anche perché oggi ne abbiamo bisogno e quando l'Italia avrà sempre l'unico colore, come sempre, riusciremo di nuovo a viaggiare. Io volevo aggiungere una cosa, poco fa, anzi, scusatemi, la settimana scorsa è partita una nuova iniziativa di Famiglia che si chiama Famiglia Family Care, per andare ancora più incontro alle esigenze, oltre che sanitarie della famiglia, anche esigenze economiche, abbiamo lanciato la vacanza rate. Non solo la vacanza rate, ma anche la possibilità di spostare il soggiorno quando vogliono e di avere il rimborso della caparra. Questo sempre per andare incontro alle esigenze di oggi della famiglia. Noi ci siamo. Grazie anche a Silvia Castellari, avvocato penalista partner di Accolla Associati, ci siamo anche noi.
Certo, assolutamente. Grazie davvero per la disponibilità e grazie per questa chiacchierata inerente a quella che di fatto è la nostra TV Week sul penale d'impresa, diritto penale d'impresa. Noi ci fermiamo adesso per un breve pubblicitario. Rimanete con noi.